il suono della sirena antiaerea alle 10:23 in punto. Il rintocco delle campane a voler ricordare quel giorno in cui Isernia venne rasa al suolo da una pioggia di missili. A 81 anni di distanza dal bombardamento del 10 settembre 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, la città pentra ricorda le sue 400 vittime. Cerimonia solenne con le più alte autorità istituzionali. La cattedrale piena, poi la deposizione delle corone d'alloro davanti alla statua dedicata a quel tragico giorno, infine la visita al Museo Civico, dove un'intera ala è stata dedicata a Tullio Tedeschi e a tutti quei cittadini che persero la vita sotto le bombe. Il rammarico espresso dal vescovo Camillo Cibotti è per l'assenza di giovani durante le celebrazioni. Un pensiero che anche il prefetto di Isernia, Franca Tancredi, non fa meno di esprimere. È una città che oggi non dimentica, anche se, come ha evidenziato molto bene il vescovo, probabilmente una maggiore partecipazione dei cittadini e dei ragazzi sarebbe stata vista in modo completamente diverso, cioè sarebbe stata molto di più apprezzata. Non dobbiamo mai dimenticare, l'ha sottolineato più volte il vescovo, ma ce lo indica, è la storia che ci solleva a non dimenticare. Purtroppo stiamo vivendo un periodo estremamente complesso, molto molto difficile. L'impegno di tutti quanti noi è di collaborare, ciascuno nell'ambito del proprio campo, del proprio ambito, del proprio settore. Dobbiamo collaborare per una pace, favorire il dialogo, la comprensione e il rispetto. Cosa fare invece per far conoscere alle nuove generazioni la storia di Isernia e coinvolgerli in iniziative del genere? Ma di sicuro partendo dalle scuole, coinvolgendo sempre di più le famiglie, perché poi è nell'ambito delle famiglie che i ragazzi si confrontano, non soltanto a scuola, non possiamo delegare solo la scuola, dobbiamo fare in modo che anche le stesse famiglie crescano e se stesse, i genitori crescano e se stessi abbiano una maggiore consapevolezza, vivendo in modo diverso l'attualità, non solo documentandosi ma anche confrontandosi in quelli che sono gli argomenti principali che toccano ciascuno di noi nel quotidiano.